Buongiorno amici homebrewers e benvenuti o bentornati sul canale di Birra Mia. Con questo caldo che fa mi è venuto in mente di fare una top dei 5 stili di birra da bere durante l'estate. Se si parla d'estate, indubbiamente si parla di birre che devono essere servite belle fresche e generalmente si tratta di birre chiare, dalla bella schiuma persistente bianca e dal fantastico colore brillante. Ma passiamo alla classifica. Al quinto e ultimo posto troviamo le Blanche. Lo so, molti di voi mi diranno che le Blanche sono uno stile un po' più femminile, ma in realtà provengono dalla patria di tutte le birre più forti che ci sono, cioè il Belgio. Le Blanche, come le cugine Weiss, sono anch'esse birre di frumento, ma sono abbastanza diverse da queste ultime. Le diversità partono dall'aspetto, infatti le Blanche sono più chiare, quasi tendenti al dorato bianco. Da qui infatti deriva il nome. E sono anche molto più torbide. A livello però di tecnica vengono realizzate con piccole aggiunte di malti speciali, cosa che assolutamente non accade nelle Weizen. E soprattutto il profilo aromatico è dato dall'aggiunta di agrumi e coriandolo. Io personalmente adoro questo stile di birra e le trovo fantastiche, soprattutto per dissetarsi d'estate. Al quarto posto voglio mettere le Pilsner. Si tratta di uno stile che viene spesso sottovalutato dagli homebrewers, ma in realtà è eccezionale. Le Pilsner, come tutte le birre a bassa fermentazione, sono splendide da vedere. Sono chiare, dalla splendida schiuma perfetta. Sono però altrettanto eccezionali al palato, in quanto la dolcezza del malto viene perfettamente bilanciata dal bouquet di luppoli, che conferiscono anche un amaro deciso. Al terzo posto troviamo le Weizen. Chiamatele Weiss, chiamatele Wheat, chiamatele Effenweizen o come volete. Sono le classiche birre di frumento, caratterizzate da un colore dorato intenso e da una bella torbidità e soprattutto da un profilo aromatico di banana e di chiodi di garofano. Al secondo posto troviamo le classiche lager e sono anche le classiche birre bionde. Si tratta di birre fresche, dissetanti, dal fantastico bouquet di luppolo che si bilancia perfettamente con la dolcezza del malto, ma che lasciano al contempo un fantastico retrogusto amarognolo. Al primo posto troviamo la Mexican Lager, chiamata nel proprio paese Mexican Cerveza. Le Mexican Lager sono dolci, aromatiche, incredibilmente dissetanti e rinfrescanti e sono perfette se accompagnate da una fetta di limone. È la classica birra bevuta dai muratori messicani nelle ore di pausa pranzo e se non lo sanno loro come ci si disseta, chi lo sa. Per finire vorrei darvi un piccolo suggerimento: si possono trasformare gli stili classici in session beer, cioè quel genere di birre che hanno un grado alcolico decisamente inferiore rispetto allo stile classico, che diventano quindi delle birre tranquille, leggere, perfette per una serata d'estate in compagnia degli amici per fare due chiacchiere o per fare un gioco tutti insieme. Quindi la birra non diventa più l'argomento di discussione, ma diciamo che la birra diventa un accompagnamento alla discussione. Se volete conoscere tutte le possibilità che avete per produrre queste birre estive, vi lascio come sempre l'articolo del blog. Non dimenticatevi inoltre di mettere mi piace, di commentare e di condividere il video con i vostri amici homebrewers, di iscrivervi al canale e soprattutto di cliccare sulla campanella se non volete perdere nessuna nuova pubblicazione. Per oggi il video termina qui e, come sempre, buona birra a tutti!